Life is not a series of jig lamps symmetrically arranged. Life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of the consciousness to the end. Era così che volevo cominciare questo video oggi, per presentarvi un po' di Virginia Woolf. Perché questo è ciò che afferma Virginia Woolf in uno dei suoi più importanti essay, datato 1919, Modern Fiction, in cui Virginia teorizza un nuovo modo di fare letteratura. E il nuovo modo di fare letteratura, che è la letteratura in generale modernista, quella della rivoluzione, quella del peso della coscienza, quella della centralità del soggetto, è una letteratura che deve basarsi su un luminous halo, non singoli sprazzi così. Nonostante i tormenti, Virginia Woolf riesce ad affermare che la vita è qualcosa di estremamente luminoso. E tutte queste luci vanno considerate. Sono luci importanti quando fuori è buio. È un calore importante quando fuori è gelo. È un bagliore importante quando fuori è l'oscurità. E questa oscurità che Virginia sente non è solo la malattia di cui parleremo, ma è anche la guerra. In mezzo alla guerra, in mezzo alla desolazione, come abbiamo detto, queste penne moderniste cercano di dare importanza alla soggettività, a come noi decidiamo veramente di vivere il tempo, a come noi decidiamo veramente di concepire il tempo. La vita dunque non è questo, ma è questo. Ed è un insieme di luci, purtroppo alle volte anche di ombre. Ma Virginia in questo saggio vuole più fare riferimento alla luce. E Virginia Woolf nasce a Londra, una realtà molto attiva in questo periodo Londra, figlia di Leslie Stephen, un importantissimo intellettuale del tempo. Virginia prende il nome poi del marito, Leonard Woolf. Ha una vita travagliata, anche il matrimonio è abbastanza travagliato, e ha anche alcune relazioni, una in particolare, una relazione omosessuale con una donna di nome Vita, anche lei una pensatrice, una donna molto brillante. E prima di morire, Virginia lascerà al marito in campagna, in eredità, i suoi diari e le sue lettere, in cui parlerà anche della relazione appunto con Vita. Ecco. Virginia si uccide a un certo punto, non sostiene più le sue crisi e si uccide in un, insomma, decide di farlo con dei sassi in tasca e di lasciarsi affogare. Una morte in qualche modo già annunciata in uno dei suoi più autobiografici romanzi, che è sicuramente To the Lighthouse. Una morte annunciata un po', cioè devi starci attento un po' per capire questa morte, perché sembra che Lily Briscoe, che è uno dei personaggi di questo romanzo, a un certo punto faccia proprio riferimento a una morte per annegamento, bramata morte per annegamento, tra l'altro una delle morti più bramate nell'età romantica in generale inglese. Ovviamente, o prima di Woolf. La vera rivoluzione epistemica, questa ricerca della luce nelle tenebre, questa voglia di raccontare
raccontare l'interiorità. Questa voglia di dire che non è importante se è martedì o è lunedì, c'è uno dei racconti poi di Wolf, Monday or Tuesday, ma è importante cosa vivi tu. Non mi baso tanto appunto sul tempo, non importa se è martedì, se è lunedì, se è un giorno feriale, festivo. Importa quello che io sento, quello che io vivo, importa la mia interiorità. Il mio modo personalissimo di concepire la vita, il mondo e le cose. Lo scenario dei romanzi di Virginia Woolf è tipicamente uno scenario pre- e post-bellico, o comunque uno scenario di guerra, e quindi di desolazione. È uno scenario che risente poi anche ovviamente delle scoperte del tempo in cui vive Virginia Woolf, ed è uno scenario che, come abbiamo già visto, vuole dare tempo e spazio a un soggetto che si interroga prima di tutto su se stesso. Prima di tutto, su se stesso. La rivoluzione che Virginia compie nell'Annus Mirabilis del modernismo è sicuramente la pubblicazione di Jacob's Room nell'ottobre del 1922 e in qualche modo nel personaggio, se proprio c'è un personaggio, perché adesso dovremmo anche interrogarci su questo, nel personaggio di Jacob, Virginia traspone un suo fratello defunto, Toby. Quindi anche qua la componente autobiografica è presente. E come la maggior parte delle opere di Woolf, sia i racconti brevi che i romanzi, appunto anche questo romanzo, che dovrebbe essere proprio il terzo, inizia in medias res con il seguente incipit: "Yes, of course, Betty Flanders wrote." Betty Flanders è la mamma di Jacob, ed è la prima prospettiva che abbiamo di Jacob. Quello che è curioso durante la lettura di questo romanzo, che presenta circa 200 pagine, 178, quasi 200, perlomeno nell'edizione che io ho, che è questa qua, ne presenta 178. Quello che appunto volevo sottolineare di questo romanzo, che è particolarissima come cosa, è il fatto che il romanzo si chiama La stanza di Giacobbe, se vogliamo, no? Jacob's Room, o di Jacopo, come volete di più. Ma questo Jacopo, o questo Jacob, è quello che parla meno di tutti, cioè dovrebbe essere il protagonista, ma è quello che parla meno di tutti. Chi parla di più sono le donne che conoscono Jacob in questo breve percorso di vita di Jacob, perché Jacob muore molto giovane in guerra, anche se Virginia non descrive l'episodio, ma ce lo fa capire dal senso del vuoto delle sue stanze, Jacob's Room, e dal fatto che poi il romanzo si chiuda con qualcuno che porta via le vecchie scarpe di Jacob. Quindi la stanza viene richiusa. Dunque è un romanzo in cui sentiamo parlare molto più chi ha conosciuto Jacob, chi ha amato Jacob, e quindi sostanzialmente donne, come anche la ricchissima Clara Durant, e la studentessa Florinda, con cui lui ha anche avuto appunto una relazione. Dunque il romanzo si apre con l'infanzia di Jacob, prosegue, va avanti fino alla sua formazione al Trinity College di Cambridge, poi narra un po' del suo viaggio in Italia, poi in Grecia e del suo non far ritorno. Questo non far ritorno che non viene esplicitamente descritto, ecco, Virginia appunto non descrive la morte di Jacob in guerra, ma si capisce che Jacob muore in guerra, che non farà ritorno a casa sua, e che quindi lascerà la sua stanza vuota.
Quello che domina questo romanzo è proprio il senso di vuoto, ma non solo del vuoto che Jacob lascia quando muore, ma soprattutto del vuoto che Jacob lascia quando è in vita. È un personaggio che parla pochissimo, di cui si sa dalla propria bocca pochissimo, sono gli altri che parlano di lui, o più specificatamente le altre, le donne che lui in vita ha conosciuto, a cominciare dalla mamma, che forse lo conosce più intimamente di tutti, ovviamente, Elizabeth Flanders. Elizabeth Flanders che lo descrive come anche un ragazzino con la testa tra le nuvole, Jacob è il tipico letterato, che legge Virgilio, che legge Shakespeare, ha una formazione tipicamente letteraria, tipicamente umanistica. Ma non parla molto di sé. Quello che ci sorprende in questo romanzo è che Virginia permette alle voci femminili di parlare dell'uomo, prima del bambino e poi dell'uomo, di cui si scrive, o su cui si scrive un intero romanzo. Componente, quindi anche qui, molto autobiografica. Analogie con questo anche in To the Lighthouse, Gita al faro, romanzo del 27, quindi qualche anno dopo. To the Lighthouse, Gita al faro, ha una componente autobiografica assurda, enorme. Questo romanzo, così come Jacob's Room, si apre in medias res. Yes, of course, if it's fine tomorrow, Mrs. Ramsay. C'è anche qua una mamma che spera. C'è anche qua una mamma che parla dei propri figli. C'è una mamma che ama i propri figli, così come fa Betty Flanders con Archer e Jacob, i suoi due figli maschi. Ma in questo caso la signora Ramsay ne ha di più, dovrebbe avere circa 8 figli, ne ha un po' di più. E questa donna ama i propri figli in una maniera assolutamente incondizionata, specie il piccolo James. Il piccolo James che per tutta la vita cerca l'approvazione di un padre che non gliela dà, che in nessun modo lo approva. Un padre attaccato alla teoria, alla filosofia, alla scienza. Padre che scrive, ma che non è educato all'affettività. Uno dei problemi grandi che io rimarco quando studio Virginia Woolf, sia nelle sue short stories che nei suoi novels, è il problema dell'incomunicabilità. E io credo che già alcune penne del Settecento, tra cui ovviamente quella di Laurence Sterne nella sua monumentale opera La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo, un'opera a me molto cara perché io ho scritto la tesi di laurea su Sterne, io credo che Sterne nel Tristram Shandy anticipi enormemente i precetti del modernismo, dell'importanza delle opinioni, appunto, dei personaggi e non solo degli eventi esterni che vengono narrati, che quindi possono essere percepiti dall'esterno. Sterne attua una rivoluzione che è quella di mettere in risalto nel romanzo l'interiorità, ma purtroppo di mettere anche in risalto un'interiorità che risente di tutta quella parte che Sterne chiama l'hobby horse, quindi l'ossessione, causa prima dell'incomunicabilità tra i suoi personaggi, specie tra i due fratelli Walter e Toby Shandy. E quello che io vedo in Virginia Woolf, anche nei suoi racconti, Together and Apart, per esempio, o Slaughter Pins at No Points, o The Legacy, o qualunque altro che vogliamo citare,
È proprio l'idea di una parola come uno shock. Ecco, di una parola che viene a mancare. Che poi è tipico del modernismo perché si pensa molto di più di quanto si parla. Ricordiamoci sempre che c'è una guerra in atto e che c'è rimasto poco da dire. Mrs. Ramsay vorrebbe tantissimo portare i propri figli al faro. Questo faro che è come una destinazione che può portare a compimento la vita e il senso dei Ramsay. Questo romanzo poi si divide in tre parti. La prima parte si chiama The Window, la finestra, in cui proprio la finestra dà proprio la finestra di casa Ramsay su questo faro, no? Ma un faro in lontananza di cui si vede solamente il lampo. Ecco, la luce improvvisa. E Mrs. Ramsay rincuora James all'inizio del romanzo dicendogli sì, ti porteremo al faro, andremo al faro se sarà bel tempo domani. La freddezza del marito Mr. Ramsay irrompe nelle primissime pagine del romanzo. Well, it won't be fine tomorrow. Non farà bel tempo, non sarà bel tempo, non potremo andare al faro. E questo è ciò che fa Mr. Ramsay dall'inizio alla fine. Mrs. Ramsay, nei suoi mille pensieri, realizza che James, da grande, non dimenticherà mai i trattamenti subiti dal padre e il divieto alla gita al faro. Piccolo James non se lo scorderà mai. Mrs. Ramsay pensa, scrive lettere, ospita in casa amici, costruisce, insomma, cuce un calzerotto rossiccio marrone per il lighthouse keeper che ha un figlio malato. Questo calzerotto lei lo vorrebbe donare al povero bambino. E mentre cuce questo calzerotto, l'azione interna, cioè tutto quello che lei pensa, tutto il suo flusso, differisce ovviamente dal tempo della narrazione, perché noi abbiamo il tempo della soggettività e dell'interiorità di Mrs. Ramsay, che viene ovviamente messo in risalto nel momento della cucitura del calzerotto marrone, ovviamente lo sviluppo dell'azione esterna, che è quella che avviene di fuori su questo von Kleist nell'Ottocento, è molto preciso: azione interna, azione esterna. Durante lo svolgimento dell'azione esterna noi arriviamo a conoscere anche altri personaggi oltre all'interiorità complessa di Mrs. Ramsay. Noi veniamo a conoscere una giovane donna, pittrice, che è Lily Briscoe. Lily Briscoe si affaccia spesso a questa finestra. Lily Briscoe cerca una rivelazione, una visione, no? E alla fine la trova, ce l'ha questa visione, ma la deve sudare tre sezioni di libro e la deve sudare tra un tempo del pensiero e un tempo reale che passa, passa. Mrs. Ramsay parla con gli occhi, Mr. Ramsay pure, con la bocca forse nessuno dei due è più capace, non hanno il coraggio di dire che si amano. Se lo vorrebbero dire con gli occhi. Mr. Ramsay, quando la vede leggere, anche se magari lei non capisce neanche una parola delle poesie che lui e Mr. Carmichael invece potrebbero capire, perché anche Carmichael scrive poesie, no? Che lei le capisca, che lei non le capisca, forse in quel momento Mr. Ramsay realizza un pensiero. Una strada, una via, cioè quella di dire non mi importa, leggi, non, basta che leggi, non importa se capisci, lo vedo che lo fai perché mi ami. Eppure i due non riescono a dirsi ti amo neanche una volta, con le parole. Con gli occhi se lo dicono, gli sguardi si intrecciano, si incrociano dall'estremità prima all'ultima del tavolo. Mr. e Mrs. Ramsay tentano innumerevoli volte
molto più Miss Ramsay che il marito, di dirsi ti amo, ti ho scelto, nonostante tutti i tuoi difetti. Ma non ce la fa, c'è un'impotenza, un blocco della parola, e però c'è uno scorrere continuo di pensieri, di emozioni. E questa madre che la sera legge le favole ai bambini, li rincuora, li protegge e promette a James un giorno più luminoso. Promette un'ispirazione, magari quella che verrà a Lily Briscoe prima o poi. E la seconda sezione, che poi è anticipata da una scena lunga, no? Che nella prima sezione c'è una cena a casa Ramsay, in cui si parla un po' del più del meno, ci sono tutti a tavola, ci sono Paul e Minta, altri due personaggi che hanno una storia d'amore, c'è Augustus Carmichael, c'è ovviamente Mr. Ramsay, e c'è Charles Stanley, detto The Atheist, l'ateo, piccolo ateo, che si legge tutti i libri di Mr. Ramsay, e che afferma durante questa cena «Women can't paint, women can't write». E qui il femminismo di Woolf si estende alle stelle. Anche nel suo racconto The Legacy, racconto breve, Angela Clandon si sente inutile perché il marito non le dà delle mansioni, no? Poi adesso io non parlerò di The Legacy, ma uno dei temi che Virginia propone di più è proprio l'inutilità del genere femminile. Ma non è che lo propone perché è d'accordo, lo propone perché lo deve smontare. E allora Charles Stanley, che dice «Women can't paint, women can't write», ha di fronte una signora Ramsay che non fa altro che scrivere lettere e portare avanti la storia eventualmente, e ha di fronte Lily Briscoe che sta realizzando un dipinto e che prima o poi uscirà. Ma Charles Stanley dietro le spalle ha anche una scrittrice donna che gli dà vita. E qual è il tema portante? Qual è il fattore su cui si può far leva contro questo personaggio per distruggere l'idea della femmina donna come inutile? È la derisione, è il prenderlo in giro. Infatti a cena Charles Dudley è il personaggio che viene più deriso di tutti, tra tutti. E Virginia non a caso lo prende di mira, perché è il personaggio che più di tutti afferma l'inutilità della donna. E ricordiamoci, come ho detto ieri nel caso di Mansfield, che negli anni 20 per una donna, durante il periodo di guerra in Europa, non era per niente facile mettere penna su carta. Era un gesto di coraggio e di responsabilità, di impegno. E Virginia Woolf per questo si è impegnata tantissimo, forse anche più di Mansfield. Women can't paint, women can't write. Questo è ciò che afferma Charles Dudley e questo è ciò che Virginia vuole contestare con la presenza, ovviamente, di Mrs. Ramsay e con la presenza di Lily Briscoe. E poi anche in Virginia Woolf molto spesso chi porta avanti l'azione è donna. Beh, prendiamo Jacob's Room. Come ho già detto, Jacob non parla quasi mai, parlano le donne che l'hanno amato e conosciuto prima che morisse. Quindi a un certo punto, quando uno legge Jacob's Room, viene la domanda spontanea, viene da farsi la domanda: ma esiste una trama? Esiste anche un personaggio principale? Su questo bisogna interrogarsi. Detto ciò, andando avanti, la svolta a questa cena avviene quando Augustus Carmichael chiede un'altra porzione, ecco, un altro po' di zuppa, ecco, così. Questa è un po' la svolta, no?
È un po' come Betty Flanders in Jacob's Room, quando è presa da tutte le sue lucubrazioni e a un certo punto si ricorda appunto della carne. Ecco, Augustus a un certo punto si ricorda che vuole zuppa, le viene in mente voglio la zuppa, e l'azione della cena viene interrotta da questa aggiunta, ecco. Che poi è la cosa più normale, durante una cena sicuramente è molto più normale che si chieda un piatto di zuppa piuttosto che dire che le donne non possono scrivere o dipingere. Ecco. E la seconda sezione, la più breve, sarà a 5 pagine neanche, si chiama Time Passes, il tempo passa, è un tempo ovviamente non solo soggettivo, ma in questo caso è proprio un tempo oggettivo, cioè il tempo, gli anni passano. E casa Ramsay cade un po' in rovina, cade in rovina perché Lillibrick scomparte, anche Carmichael lo fa, la casa rimane desolata, passano gli anni, soprattutto sono anni caratterizzati da morti, la morte di Prue, la morte di Andrew in Francia, la morte di Mrs. Ramsay ovviamente, e la solitudine di chi ancora abita quella casa ovviamente. Più di tutti la solitudine di chi è rimasto e quindi in particolare di James e del padre Mr. Ramsay, dell'altra sorella e della domestica Mrs. McNab. Il tempo passa, la casa sembra assolutamente vuota, e qua di nuovo il senso del vuoto, emptiness, e così come in Jacob's Room. Ma qui c'è un filo di speranza, questo luminous halo che si vede, è che poi questa casa riprende vita piano piano verso la fine di questa sezione brevissima, quando Lily Briscoe e Augustus Carmichael tornano a casa Ramsay. Augustus è diventato famoso, ha pubblicato poesie, è riuscito ad avere consensi, è riuscito a vendere. Lily Briscoe è tornata con la sua ispirazione, sta aspettando ancora di avere quella bliss, ecco come direbbe Mumfield, il moment of being, per dirla con Virginia Woolf, cioè la sua vision. E si apre quindi la terza sezione, To the Lighthouse, al faro. Ecco, finalmente, tanti anni dopo, tantissimi anni dopo, con dei buffissimi stivali, Mr. Ramsay si decide a partire per il faro e decide di farlo anche con un altro compagno e con i due figli che gli sono rimasti vicini. Ovviamente James, più di tutti, ecco, questo figlio che cerca fino alla fine l'approvazione. Intanto Lily li segue, loro partono, prendono la loro barchetta, Lily rimembra i tempi felici con Mrs. Ramsay e comincia anche a piangere perché ne sente la nostalgia. Questa Mrs. Ramsay, che in parte era la mamma anche di Lily Briscoe, se vogliamo. Lily Briscoe si vede così tanto, si sente così tanto capita dalla Mrs. Ramsay che ne piange la morte forse più del marito. Ecco, poi il marito sappiamo che non era uno che esternava chissà quanto le sue emozioni. Ecco che questa parte è fenomenale del romanzo, perché il tempo oggettivo incontra quello soggettivo del flusso di pensieri di Lily Briscoe, un flusso di pensieri che ripercorre tutte e tre le sezioni, da quando era in vita Mrs. Ramsay a quando non lo era più, e che percorre con la testa tutta la traversata in mare fin quando i Ramsay in vita non raggiungono il faro. E quindi tempo oggettivo e tempo soggettivo che coesistono in un unico tempo della narrazione, in un unico tempo che va a costituire la fine del romanzo. Il momento in cui i Ramsay arrivano al faro e finalmente Mr. Ramsay, vecchio e stanco, approva suo figlio e gli dice bravo James, perché gli affida il timone, gli affida la missione di raggiungere il faro. Il romanzo finisce così, with a sudden intensity, as if she saw it clear for a second, she drew a line there in the center. It was done. It was finished. Yes, she thought, laying down her brush in extreme fatigue.
I have had my vision. È con un bliss, è con una visione, è con un moment of being, con una rivelazione che, ecco appunto, culmina e finisce to the lighthouse. La giovane pittrice, ormai un po' cresciuta, ha la sua visione, ha finalmente in mente cosa deve disegnare e comincia tracciando questa linea. La linea della fine, che è la linea di un inizio, di una speranza. Il faro raggiunto non è la fine del romanzo, è l'inizio di una rinascita, è il compimento di tutto, ma è anche una nuova chance, una nuova luce, a luminous hollow, una speranza per i Ramsay che sono rimasti e che conservano il ricordo dei Ramsay che non ci sono più. Anche i racconti di Virginia Woolf fanno un po' queste caratteristiche, poi se vorrete concentrarvi anche su quelli ce ne sono tanti, come ad esempio questo che è Together and Apart, ha una peculiarità importante. Il fatto che inizia con Mrs. Dalloway, è un racconto che inizia con Mrs. Dalloway, vediamo appunto Mrs. Dalloway migrare dal suo bel romanzo e giungere in Together and Apart, che è un racconto breve, e c'è la presenza di una finestra anche qua, come Into the Lighthouse, e Mrs. Dalloway è un personaggio importante in Together and Apart, perché è quella che porta avanti l'azione, fa conoscere Mr. Searle e Miss Arming, è opera di Mrs. Dalloway questo incontro, e anche qui i due protagonisti, Searle e Arming, si guardano continuamente ma parlano pochissimo. E lei, imbarazzatissima dalla sua visione, questo cielo, perché il cielo che lei vede è lui, è questo Mr. Searle, lei non vede un cielo, lei vede lui apparirle come un cielo, e questo ce lo descrive Virginia, bellissimo, bellissimo. Perché c'è un cielo che tutti noi magari possiamo vedere, no? Ma il cielo di Miss Arming in quel momento è Searle, Mr. Searle. E questi due cominciano a parlare un po' di Canterbury, anche in Slaughter Pins Have No Points c'è di nuovo, viene citato questo luogo, Canterbury, dove il piccolo Searle aveva trascorso l'infanzia, dove era stato con la sua famiglia prima, e lui spiega anche che aveva delle origini normanne, insomma, un po' di tutto. E quello che provano a fare questi due protagonisti anche qui è quello di comunicare oltre, no? Invece tutto quello che riesce a fare la nostra Arming, Miss Arming, è quello di chiedere al Searle com'era Canterbury. Quindi ci sono questi occhi che vogliono dire di più della bocca, ma non ce la fanno, non ce la fanno. Le parole scioccano. Their eyes met, collided, rather. C'è sempre questo, c'è questo senso di ti voglio dire qualcosa, ti guardo, cerco il tuo sguardo, i miei occhi incontrano i tuoi, c'è una collisione addirittura più che un incontro. E alla fine come succede anche in The Legacy, un personaggio che cambia le sorti di tutti. In The Legacy è un famoso, stranissimo e misterioso BM, di cui vi parlerò poco perché questo racconto non lo analizzo adesso, e voglio che magari ve lo leggiate. Ed è questa Mrs. Cartwright che appare nelle ultime righe. I saw you at the Messinger, and you cut me, villain, said Miss Cartwright. You don't deserve that I should ever speak to you again. And they could separate. Quindi questi occhi che tra Miss Arming e Searle cominciano ad unirsi, a incontrarsi, per parlarsi. Questa Arming che vede in Searle il suo cielo, è un cielo che poi viene corrotto, non è più quello che vedeva
una volta. E dicevo, questo cielo appunto viene corrotto, perché questo personaggio irrompe e dice, sei un villain, e questi due, che potevano anche amarsi nel migliore dei mondi possibili, non riescono. Virginia Woolf è, tra l'altro, e sto per chiudere perché a me piace molto Virginia Woolf, quindi starei qua a parlarne fino a domattina. Virginia Woolf è molto attenta anche alle, ovviamente, rivoluzioni del suo tempo, pure dal punto di vista pubblicitario, non solo del cinema, insomma, i film, le rivoluzioni nella musica. Virginia Woolf è attenta anche alla pubblicità, perché c'è in questi anni 20 inizia anche lo skywriting, no? La pubblicità tramite gli aerei, e questo fenomeno lei lo traspone, ce lo presenta in Mrs. Dalloway, che è un altro importantissimo romanzo di Virginia Woolf. Come ho già detto, inizia anch'esso in medias res. Mrs. Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. E questo fenomeno dello skywriting appare in relazione alla concezione delle cose di un malato mentale, che è Septimus Smith, uno dei più importanti personaggi del romanzo. Ma siccome il modulo del modernismo, ecco, io non l'ho detto ieri ma lo dirò alla fine di questo video, il modulo sul modernismo adesso è parzialmente aperto, verso giugno ci saranno altre cose da aggiungere, perché io parlerò sì di T.S. Eliot adesso, ma adesso nel senso in questi giorni, ma a giugno faremo l'analisi guidata di tutti i 5 movimenti della Wasteland, cosa che non farò adesso ma la faremo a giugno. E quindi adesso è un po' un'entrare, a giugno invece continueremo. Quindi, siccome a giugno c'è anche da presentare Mrs. Dalloway, non anticipo più di quanto detto. Prima di lasciarvi, voglio leggervi una lettera che Virginia Woolf lascia al marito prima di uccidersi. Virginia era affetta da, cioè sicuramente era bipolare come minimo, e aveva delle fortissime crisi depressive, e di fronte all'ultima crisi Virginia scrive la commovente lettera di addio appunto al marito. La scrive nel 28 marzo, lei si uccide il 28 marzo del 1941, durante un'ultima crisi depressiva, si riempie le tasche di sassi e si fa annegare. Carissimo, sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a sentire voci e non riesco a concentrarmi. Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore felicità possibile, sei stato in ogni modo tutto ciò che nessuno avrebbe mai potuto essere. Non penso che due persone abbiano potuto essere più felici fino a quando è arrivata questa terribile malattia. Non posso più combattere, so che ti sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. E lo farai, lo so. Vedi, non riesco neanche a scrivere come si deve, non riesco a leggere. Quello che voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato completamente paziente con me e incredibilmente buono. Voglio dirlo, tutti lo sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi, saresti stato tu. Tutto se n'è andato da me, tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere state più felici di quanto lo siamo stati noi. Buon ritorno al faro e grazie, Virginia.